sulle ali dell'entusiasmo. 6-0 il punteggio per la squadra leccese, un po' in bambola vediamo Taranto, ma fortunatamente Stanic trova il primo canestro e quindi sicuramente non sarà facile. Contropiede per Taranto con Morici che realizza su assist, realizzatore importante della squadra ionica, e quindi per Taranto è fondamentale che la palla vada spesso sotto al pivot. Taranto deve stare attenta perché Nardò, se poi comincia a segnare da tre punti, sono dolori. Grande penetrazione di Bruno Duranti che non realizza, ma grande rimbalzo offensivo dell'ala tarantina Nicolas Morici, che porta la palla avanti, sicuramente non una cosa usuale per lui. E grande canestro di Tato Bruno, anche lui per la squadra di Nardò, che però non inizia benissimo la sua partita. E grande penetrazione di Stanic, 12 secondi a disposizione per poter trovare un tiro facile per finire il quarto, ed è sempre il grande Stanic che realizza, e subisce anche fallo. Nardò a meno 3 lunghezze. Attacco Taranto, classico gioco zipper per la squadra di coach Olive, e grande realizzazione di Nicolas Morici. Taranto che gioca in transizione per trovare una soluzione, e canestro realizzato da Stanic che non subisce fallo. E attacco Taranto con Stanic, Tato Bruno da 3, realizza Tato Bruno. Penetrazione di Petrucci che non trova una soluzione da sotto, ancora Tato Bruno, Stanic con palla, chiama il gioco in attacco che porta il suo pivot titolare a giocare un pick and roll. Arresto e tiro di Nicolas Stanic, importanti sia da 2 che da 3 punti. La partita entra ormai nel vivo e Taranto deve cercare di continuare a giocare come ha fatto adesso, e Stanic chiaramente nei momenti di difficoltà esce la sua esperienza. In attacco, manovra abbastanza fluida per la squadra di coach Olive, pick and roll tra Stanic e Azzaro, penetrazione di Stanic. Di Nardò si va sicuramente più aggressivo, Stanic vuole andare in penetrazione e trova un grande canestro. Palla dentro per Morici che non realizza, rimbalzo di Bartolozzi, grande Tato che ovviamente deve cercare di trovare Stanic da 3, realizza, grande canestro di Stanic, più 9, è affermato l'entusiasmo della squadra neretina che adesso si trova a solo un punto di svantaggio. Taranto in attacco, Bruno da 3 fondamentale, e realizza Tato Bruno. 5 secondi, ultima azione di Nardò, Taranto recupera e vince 76-72, grande vittoria del CUS Ionico Taranto.